Adesso ce ne andiamo dal nostro teologo biblista preferito, frate Alberto Maggi, il Vangelo del giorno con lui, che ce lo commenta, insomma. Buongiorno, buona domenica. Conosciamo tutti quanti l'accusa: predica bene e razzola male. Vediamo da dove nasce, dal Vangelo di Matteo, nel capitolo 23. E Gesù si trova ancora nel Tempio, il luogo sacro per eccellenza, che è il cuore dell'istituzione religiosa, là dove gli scribi, i teologi, con la loro dottrina dominavano il popolo, e dove i farisei, le persone pie, ostentavano la loro devozione. Ebbene, proprio in quest'ambito Gesù pronuncia il discorso più duro e più violento di tutto il Vangelo, prendendo di mira proprio scribi e farisei per denunciarli pubblicamente come ipocriti per ben 6 volte, ciechi 3 volte, guide cieche 2 volte, pazzi, serpenti, vipere e 1 volta. Gesù squalifica quelli che si presentano come modelli di santità e di vita religiosa vissuta alla perfezione, scardinando proprio la loro dottrina. La violenza con la quale Gesù si rivolge a scribi e farisei, la serie di insulti che rivolge loro, sono un grave monito alla comunità dei credenti, dei cristiani, poi, che non ricadono negli atteggiamenti incompatibili con l'insegnamento di Gesù. La posta in gioco è molto alta. Non si tratta solo di una polemica di Gesù con i rappresentanti dell'istituzione religiosa, ma del volto stesso di Dio. Il Dio venerato dall'istituzione religiosa è incompatibile con il Padre conosciuto e manifestato da Gesù. Il Dio degli scribi e dei farisei è una divinità che giustifica il loro potere e il loro dominio. Un Dio da temere a uso e consumo di chi vuole essere temuto. Allora c'è qui Gesù, capitolo 23, versetto 3, che pronuncia quella frase che forse è stata un po' equivocata, perché Gesù dice: tutto quanto vi dicono, fatelo, osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Le parole di Gesù sono volutamente ironiche. È difficile fidarsi delle parole di un altro sapendo che costui è un ipocrita. Gesù non condanna soltanto il comportamento dei capi religiosi, ma anche la loro dottrina, dichiarando che il loro insegnamento non proviene da Dio. Gesù l'ha detto che scribi e farisei insegnano dottrine che sono precetti di uomini, cioè invenzioni umane che non hanno origine divina. Per questo bisogna evitarli, non seguire. Sono, Gesù li denuncia, guide cieche, e chi li segue finisce nel disastro. Gesù già ha avvertito i suoi discepoli di guardarsi dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Quindi questa espressione, quanto vi dicono e fatelo, osservatelo, è perché ricorda l'impegno di fedeltà che il popolo di Israele si era assunto nell'alleanza del Sinai. Tutto ciò che il Signore ha detto noi lo faremo e lo eseguiremo. Ebbene, proprio gli scribi e i farisei, i rappresentanti dell'istituzione religiosa, hanno tradito questa fiducia e fedeltà al Signore. Essi dicono ma non fanno, quindi non hanno nulla da insegnare al popolo. Allora l'insegnamento del Vangelo è che bisogna stare alla larga da scribi e farisei, i quali al posto di Dio hanno innalzato i loro idoli, come Gesù denuncerà in seguito in questo brano: l'ambizione, il prestigio, il potere. Per scribi e farisei l'apparato religioso, con tutte le sue norme, i riti, le cerimonie, gli abiti, i distintivi, è diventato l'idolo che sostituisce il vero Dio. Pertanto Gesù, che ha già messo in guardia i suoi discepoli da non dire Signore, Signore, ma fare la volontà del Padre, non invita i suoi discepoli e la folla a seguire le direttive dei capi falsi e ipocriti, ma a smascherare la loro condotta. E con questo bel messaggio ci lasciamo, auguriamo a tutti buona domenica. Buona domenica a te, grazie mille frate Alberto Maggi. Il commento al Vangelo del giorno torna domenica prossima.